un arresto cardiaco si riconosce al momento in cui abbiamo una persona non cosciente a terra e questa persona non è in grado di respirare e né di risponderci alle varie sollecitazioni che vengono effettuate. Al momento in cui arriviamo sul posto dove c'è una persona che si trova a terra, non sappiamo quello che è successo, la prima cosa che dobbiamo fare è verificare la sicurezza ambientale, che sia tutto sicuro per noi stessi. Al momento in cui è tutto sicuro per noi stessi, possiamo avvicinarci a quella persona che si trova a terra, che non sappiamo, premetto, quello che è successo, e vedere, appunto, cercare di capire cosa sta succedendo. Ci avviciniamo alla persona che si trova a terra e prima cosa che dobbiamo fare è vedere se è cosciente o non cosciente. Andiamo a scuoterla. Signore, mi sente? Mi sente? Riesce a sentirmi? Oi, signore? Se è cosciente, rimaniamo vicino all'infortunato e chiediamo aiuto a dei passanti, qualcuno ci possa aiutare, e chiamiamo comunque sia l'ambulanza perché possa intervenire. Se non ci risponde a questi stimoli che abbiamo effettuato, andiamo a verificare la cosa più importante, ossia se respira. Iperestensione del capo, così che ci sia un passaggio di aria attraverso le vie respiratorie, e andiamo ad effettuare la manovra dei gas, guarda, ascolta, senti. Quindi andiamo a vedere, ci chiniamo verso la persona per non più di 10 secondi per vedere se respira e se c'è movimento del torace, perché un movimento del torace indice che c'è comunque sia respirazione in corso. Al momento in cui riusciamo ad appurare che questa persona non respira, abbiamo chiamato già i soccorsi, l'ambulanza, il 118, il 112, oppure dobbiamo ancora chiamarli, se abbiamo qualcuno intorno e ci può aiutare, diciamo, incarichiamo quella persona di andare a chiamare immediatamente l'ambulanza e noi iniziamo le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Ci avviciniamo all'infortunato, posizione delle mani e con il peso del corpo, ok, andiamo ad effettuare il massaggio che deve essere abbastanza veloce ma non troppo rapido, circa 100 compressioni, ok, al minuto. E iniziamo a un ritmo di 30 compressioni e 2 insufflazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Subito lasciamo le mani, iperestensione, tappiamo il naso e andiamo ad insufflare aria. Il torace se si solleva, perché vuol dire, questo è indice che l'aria è passata correttamente. 2 insufflazioni, dopodiché ritorniamo subito con le mani sul torace ad un ritmo di 32 fino a che o non è arrivata l'ambulanza o qualcuno ci porta il defibrillatore. Posto sempre vicino alla testa, ok, e interrompiamo in questo momento la rianimazione che stavamo effettuando, il massaggio, e ci occupiamo di montare immediatamente il defibrillatore perché questa persona potrebbe avere un arresto cardiaco in corso. Chiedere aiuto. Il defibrillatore ci indica tutto quello che dobbiamo fare. Tagliamo i vestiti. Togliamo gli indumenti così che ci sia contatto tra gli elettrodi e la persona che si trova a terra. Tirare la maniglia rossa per aprire il sacco. Osservare le illustrazioni sulle placche. Andiamo a vedere quelli che sono i disegni sugli elettrodi. Applicare la placca sulla cute del paziente esattamente come illustrato nell'immagine. E applichiamo le placche. Tenere la placca con decisione. Rimuovere la plastica blu dall'altra placca. Applicare la placca sulla cute del paziente esattamente come illustrato nell'immagine. Premere la placca con decisione. Non toccare il paziente. Libero io, liberi tutti. Esame del ritmo cardiaco in corso. Sta facendo in questo momento la diagnosi e tutti si devono allontanare. Tendere. Preparazione allo shock. Allontanarsi. Premere il pulsante lampeggiante. Shock somministrato. Iniziare RCP.
In questo momento ha somministrato lo shock e ricominciamo la rianimazione per circa 2 minuti fino a che farà poi successivamente la seconda diagnosi, ok? E ricominciamo sempre con tutto quanto collegato ovviamente, ricominciamo con il massaggio cardiaco, sempre ad un ritmo di 32, fino a che farà poi eventualmente dopo 4-5 cicli nuovamente un'altra diagnosi, partirà un altro shock. E questo fino a quando o la persona non si riprenderà, ok, quindi come rientrerà in sé e ci saranno comunque sia dei segni vitali, oppure al momento in cui non arriverà l'ambulanza che ci darà supporto.